messo che in mezzo. Che cazzo c'entra? Cioè, cosa uno, c'entra con voi? Uno guarda, cosa c'entra con voi? Capito. Esatto. Non ho capito. Fiumi di virgole, potremmo dire. Fiumi di virgole, sì. Ma che vuol dire? Vediamo varie cose, non è che c'era una connessione tra voi e Riccardo Rosario, eh? Non vi date tutta questa importanza. Ma in uno studio come fanno loro, criticare un po' la gente. Ma le hanno create apposta queste situazioni. Scusatemi, io non capisco una cosa, ma va bene tutto, eh. Però se fate delle cappellate e diciamo che sono tali, cioè quella roba che avete poi non Futur Motta, ma che Rospo ha creato Caladino era una monnezza. Era monnezzaio, cioè ci mancherebbe altro che una roba del genere non sia criticabile. Ma io sto Furo Motta, però manco visto mai in contesti strani. Ma lui no, infatti sto parlando di Rospo. Sta sempre con gli altri, quindi non so che cazzo vuole fare. Io ho sentito Samir su Simone, eh? Sì? Sì, quindi boh, ah, non lo so. Ho sentito un sassanillo, non ho capito. Che è un sassanillo? Ho sentito un sassanillo su Simone. Ma comunque sta reaction mi sa che l'hanno fatta quando si sono svegliati la mattina. Sì. Una mosceria mai vista. Che flemma. Cioè io dovrei essere... Vabbè, ho parlato penso, solo noi praticamente. Io paragonato a Rospo so Paolo Bonolis. Penso. Vediamo che Paolo dice. Brosio. Io ho sentito storielle su Simone. Storielle sì, su sì. Simone. Ma che vuol dire? Non lo so, sta non cosa sapevo fare delle idee. Guarda, una io minaccia. Sono... No, no, ma veramente, io sono super tranquillo per quanto riguarda le mie storielle, quindi non mi scalfisce sta cosa, non ho segreti, non mi interessa. Quindi volesse dirle, è invitato e ha il mio permesso, tranquillamente. Facesse un video, le spiegasse. Non mi interessa. Ah, non so. Tirana qui presente. Ranocchio, vabbè, era il suo piccolo. Vabbè, ma pure sì. Ranocchio è un bravo ragazzo alla fine. Pure conosciuto Ranocchio dal vivo. Sta a fare un par gimmick. Ma qua. Pure noi, ma lo so. Perché poi non ho mai capito che qui escono qui stanno uscendo dei personaggi. Però non ho mai capito cosa sia il gimmick quando lo gimmick dicono. È il trick, cioè il trucco. È col, non è il trucco, è il. Aspetta. Cioè il gimmick dovrebbe essere tipo l'aggeggio, oddio, dipende. L'aggeggio. No, comunque no, io non è cioè, parlo per me. Lui sta confondendo il termine gimmick con un altro significato che è in inglese che è corretto. Okay. Cioè gimmick può voler dire anche trucco, okay. Ma non è questo il caso. Qua si parla di gimmick. Così letteralmente. Tipo però. No, ma trucco di magia, tipo una gimmick, ah, okay, capito? Okay, una, okay. Una cosa... Ah, ok, vabbè. Però... Comunque, per rispondere a questa cosa, io non esco mai dal personaggio, Rospo. Mai. A parte nelle live intime. Mai. Mai. Lì un minimo. Questo si è smentito, purtroppo. Mi dispiace. Ha organizzato la rissa, vi ricordiamo. Cioè, ha organizzato la sua rissa. Con Aladino. Ah, quindi tu organizzi dei street fighter sì, in giro sì. Per Milano. Infatti, non è che, cioè, vabbè. Non fate simpatici. Vabbè, mo, le parole testuali se vuoi attaccare. Il senso che ha detto Simone penso si sia capito perché ha seguito un minimo. Era non è che ha organizzato però il fulcro. Organizzato, cioè ha fatto di tutto affinché accadesse. Dai. Cioè ha organizzato. Cioè nella sua testa ha organizzato un evento che poi si è reificato. Chi è che ha chiamato Aladino? Chi è che ha mandato messaggi su una cassa per provocare una persona che aveva già reagito alzando le mani? Chi? Abbiamo visto che Marmotta o tu? Marmotta o tu? Chi? No, finito Marco. Se Kick Love non ho staccato perché ero troppo preso dal discorso. 16 mesi, ma in realtà molto di grazie, più. Kick Love ci segue proprio dall'alba dei tempi. Non come Fabiola, ma quasi. Comunque ti voglio dire dica Marco. Abbiamo visto palesemente che era lui che mandava i beat critici. Sì, sì. Sì, ha fatto di tutto per scatenare quella situazione. Certo. Quindi perché monnega? Se voi facciamo un incontro Street Fighter in giro per Milano. Infatti voglio dire, Mr. Flame, se voi facciamo un incontro di pugilato, tutto sul quadrato. Ma Rospo, ti faccio uscire dal ring, ti lancio in mezzo al pubblico, quando vuoi. È grosso Rospo però, pensa pure Porelli quelli che gli arriva addosso che dolore. Ah non lo so con strappo i denti d'oro. Ce l'hai i denti d'oro? Non ce l'hai i denti d'oro? Ma che cazzo ne so. Se si mette il paradenti d'oro io rubo. Mi disse che l'ho pagato pure un bel po' che era fatto fa su misura. Tu dici come è successo questo discorso? Cioè parlando ci ha fatto senti un po' ma come te lo sei fatto sto coso d'oro? Ma sono veri.
così un po' per... A parte che il sogno mio è fare l'incontro con Rubino. Ha detto tipo 1.500, cioè l'aveva pagato in botto. Non interessante. So, là sarebbe lo show massimo. Ma io più che altro sono interessato a sapere chi è che organizzerebbe qualcosa del genere, visto che ha un bel costo. Se viene organizzato e io vengo invitato con un budget simbolico, vengo più che volentieri per stopparti il cuore con un montante. In maniera su GTRP intendi? No, sportivamente parlando, un incontro di box. Vabbè. Lui ne era comunque... Lo critichiamo, cioè che... Ma chi è quello? Chi è quello? Chi è quello? Oddio, è andato via Flame. Allora, Rospo, allora, quello Architano non glielo dici. Ma chi è quello? Ma chi è quello? Ma che significa? Ma risponda, che cazzo Marco, risponda. Architano, ma pure se fosse, non sai chi sono, che valenza avrebbe il fatto che tu non sai chi sono? Sei un ignorante. Appunto. Allora, cioè, mi dispiace per te. Come lotta Architano? Dire chi è quello dire, per screditare. Scredita un'argomentazione solo chiedendo chi è quello. Non funziona così. Forse all'asilo dove è rimasto Rospo. Ma poi, vabbè, io lì, bene. Lì comunque, funziona. Se siamo incontrati, mi chiacchierato, mi ha detto, oh, ma pure io. Mi monti nel backstage. Ma pure io. No, Sgabrone. No? Sì, mi pare che in quel momento chi stava a intervista Sdrumox. E c'era anche lui, era quello che inquadravamo quando facevo la panoramica per inquadrare il Gabrone, era lui quello seduto. Che t'ha detto? Mi ha detto, ma ce stavo pure io dopo, quando mi monti. Sì, vabbè, te lascio, perché... Non perché, vabbè, perché no, era in mezzo all'inquadramento. Era una curiosità che aveva. Una curiosità. Ci infatti sta. Lo trovate nell'intervista di Sdrumox. No, ma ve l'ho detto dal vivo, simpatico. A voglia, cioè, sì. Super, super... Buonaccione, poca memoria. Una bravissima persona. Vabbè, deve fare un po' il gimmick. Ci sta. Abbiamo parlato una cifra. Ormai si sono abbassati comunque a... Pagherei oro per... A livello degli haters proprio. Cioè, vedo un sacco che... Si vede che praticamente seguono voi e quindi... Sì, vabbè, dicono quelle cose che dicono gli haters. Sì, stanno a cazzeggiare, stanno incazzati, quella... ma lo sanno. No, vabbè, sì. Magari sì. Però seguono un po' quel mood che c'ha l'hater, che arriva, sa quelle due o tre cose. Sì, quelle li tre attacca frasi. Con quelle frasi che sì. Usano un lo po'. Studio, anello debole. Lo studio sì, è brutto, tipo, celeste. È tipo quando tu tu ti metti seduto e pensi, io in questo momento devo fare dissing. Come posso fare dissing? Devo provocare... No, l'altro. Come lo provoco? Ti tiro fuori classiche cose. Mai da parte di Rospo preferirei un po' più di fantasia, no? Un po' più di freestyle. Non mi sembra un grande fantasista, onestamente. Cioè, anello debole è un po' buttata là. Cioè, non riesco ad arrabbiarmi. Il massimo tira fuori in me stupendi ricordi. Tipo, bella per voi, regà! No, no. Là ancora non ero l'anello debole, là ero miracolato su YouTube grazie a Luke. Dovremmo andare in un ristorante però... e mandarci beat a vicenda per provocare persone. Ma va bene, manco Reddit, cioè siamo forse... più fancazzo. Dovremmo andare a buttarci nei canali de Milano, della Manica, A fare queste stronzate da adolescenti ribellini, forse dovremmo andare a fare. Il content non lo so, ma sono idee che mi stanno venendo così... in maniera spontanea, non sono collegate o ispirate a nessuno. Rana. Maronna mia, cioè ti rendi conto, il migliore in mezzo a questo gruppo è Social Boom. E lui è il capo, sì, è il leader. Lui è effettivamente il migliore in quel gruppo. Incredibile. Ma guarda che qua c'era una... un contributo da parte di... Il volere lavorativo non è mai stato così alto come in questo momento che sto guardando due persone paragonate alla merda. Da chi? Eh? Da chi? Secondo le... No, dico da chi? Secondo le persone, secondo me si sbagliano perché sono due content creator da paura, per carità di Dio, però... Per me è molto bravo Rospo. Paragonate alla merda. Vabbè.